Buonasera a tutti, benvenuti in questa meravigliosa Acropani al tramonto. Siamo qui per la prima serata, per il primo evento Acropani Over the Rainbow, diritti, uguaglianza e umanità. Questa, un applauso per favore, un piccolo applauso. Siamo qui per parlare di un argomento molto importante nella società attuale, un argomento fondamentale al giorno d'oggi, ovvero quello dell'inclusione, dell'uguaglianza tra persone e dell'umanità, che dovrebbe essere una caratteristica che dovrebbe appartenere a tutti, ma purtroppo ancora al giorno d'oggi, per molti o pochi, dipende dai punti di vista, non è così. Siamo qui con l'autore, giornalista Riccardo Cristiano e il suo libro Vi dichiaro uniti, che parla, tratta appunto tale tematica, ovvero la tematica dell'uguaglianza, la tematica della comunità, cioè che riguarda la comunità LGBTQIA+. Siamo qui anche con il tesoriere del comitato Cropos, Andrea Pitari, presidente, tesoriere, insomma un po' tutto, con la rappresentante dell'associazione Primo Maggio, Michela Levato, con la rappresentante, la nostra carissima, bellissima Michela Levato della consulta giovanile, Michela Sinatola della consulta giovanile, perché tra le due Michela mi confondo naturalmente, e il nostro irreprensibile Salvatore Borelli, rappresentante dell'AMPI, sezione internazionale Savinia Bozzano. E qui bisogna fare un applauso anche a lei. Un altro applauso. Siamo molto felici di accogliervi questo pomeriggio e speriamo che questo evento sia il primo di molti, sia a Acropani che in tutta la provincia di Catanzaro, per sensibilizzare sempre più persone su questo argomento. Adesso io non ho più nulla da dire perché in realtà non dovevo parlare così tanto. Lascio la parola al nostro Riccardo. Allora, aspetta, sì, adesso si sente, ok. Ho la voce un po' bassa, ma non vi preoccupate, mi sentirete. E io vi ringrazio innanzitutto per l'invito, perché parlare qui a Acropani, soprattutto diciamo in mezzo a dei giovani, è sempre bello. È stata la consulta giovani, giusto? Il gruppo giovani, quindi io devo ringraziare innanzitutto i giovani che hanno avuto questa bellissima idea di portare l'arcobaleno anche qua a Acropani. Poi è un'iniziativa che dà appunto un inizio di qualcosa. Tutti quelli che sono qui questa sera avranno la possibilità di fare domande, se vogliono, di ascoltare un po' quello che è il diario, perché questo fondamentalmente Vi dichiaro uniti è un diario che racconta la mia storia e anche quella di mio marito attuale, che se lo vedete è lì in fondo, quel signore con i baffi, che okay, fate un applauso, sì, che tra l'altro io scrivo il libro e lui si occupa delle vendite dei libri, quindi non vorrei dire andate lì a sinistra per favore ad acquistare il libro, perché insomma, vabbè, questo sia all'inizio che alla fine. Ma a parte ciò, io penso che sia una cosa normalissima ormai parlare di tematiche della comunità LGBT, e non solo, anche perché dall'inizio, infatti nel libro ne parlo, ne sono cambiate di cose. Io ho 43 anni, quindi ho iniziato proprio con lo scrivere quelle che sono state, diciamo, i miei primi approcci con i parenti, piuttosto che con gli amici o anche con le persone che incontravo al mare. All'epoca c'erano dei termini che non esistevano, io ero un bambino e per me era strano ascoltare che quello che io provavo era sbagliato. All'epoca non mi identificavo in niente, essendo un ragazzino di 10 anni non mi identificavo, mi piaceva un ragazzino mio coetaneo, dicevo è una cosa normale. Quando inizi invece a capire che secondo quello che i ben pensanti definiscono questa cosa sbagliata o addirittura malata, allora ti interroghi, vivi male la vita e non riesci ad affrontare quello che invece adesso i ragazzi affrontano con più facilità, perché abbiamo i social, abbiamo i media che ne parlano, abbiamo fortunatamente le serie TV piuttosto che i film. Una volta era difficile vedere una coppia di due uomini, di due donne che si baciassero semplicemente o che ne so, camminassero per strada liberamente mano nella mano. Ancora oggi è difficile, perché vedere magari, non lo so, una coppia di ragazzi che camminano mano nella mano può far storcere il naso, ma poi per cosa? Perché molti dicono, ah, ma i sei bambini guardano, cosa possono pensare? Un genitore potrebbe semplicemente dire, sono due persone che si amano, punto, due persone che si vogliono bene. Non c'è niente di scandaloso. Anzi, la cosa bella è quando uno decide di vivere la vita alla luce del sole. Nessuno di noi
come dire, ostenta qualcosa, perché ci si è sempre detto, ah sai, voi ostentate, ma che cosa ostentiamo? Cioè io faccio un lavoro come tutti gli altri. Oggi sono stato al mare, sono un po' bruciato, vabbè, sono stato al mare con i miei amici. Non vado a chiedere a una persona se è etero o non è etero, io vivo la vita in maniera tranquilla. Poi è capitato che ami una persona del mio stesso sesso, anzi sono fortunato perché con Marco ci sto da ben 21 anni, non un giorno, quindi è una storia abbastanza lunga, ne abbiamo viste veramente di tutti i colori e fortunatamente abbiamo capito che per non sentirsi soli, soprattutto non bisogna isolarsi, ed eventi come questi sono importanti perché ci sono molte persone che molte volte non riescono a uscire fuori, il famoso coming out, perché? Perché si sentono sole, hanno paura del giudizio, e questo può accadere nella scuola, poi ce ne parlerai tu, che è anche difficile, ma in scuola, lavoro, in famiglia. Alle volte può capitare che un ragazzino in famiglia senta il genitore fare una battuta e sia lì per fare coming out, non lo fa perché magari sente il papà, non so, ridere una barzelletta, che quello può capitare anche sul lavoro. Bisogna fare cosa, secondo me? Bisogna parlarne, bisogna avere coraggio di parlarne con gli amici, con le amiche, anche con delle associazioni di categoria. Io penso, non so, all'Arcigay, a certi diritti, ma penso anche a delle associazioni come l'AMPI, piuttosto che delle associazioni singole che decidono di sposare delle battaglie che non sono delle battaglie solo della comunità LGBT, sono battaglie di uguaglianza, riguardano tutti, non riguarda soltanto una categoria, perché io non mi faccio parte di una categoria, io non sono nella casellina G gay, no, io sono un essere umano. Poi che io abbia sia innamorato di una persona del mio stesso sesso, quello è soltanto un aspetto della mia vita e non deve caratterizzarlo, se non soltanto sotto il profilo legale. Io vi potrei raccontare di quando con Marco non esisteva la legge sulle unioni civili e cercavamo dei modi legali per tutelarci l'uno con l'altro, ad esempio, non so, con il mutuo, perché se mettiamo caso i miei genitori non fossero stati d'accordo con la nostra unione, se fosse successo qualcosa a me o a lui, mi potevano tranquillamente cacciare di casa dopo che magari per tanti anni e con tanti sacrifici abbiamo costruito insieme una casa. Ora abbiamo la legge sulle unioni civili, ma non basta, perché i diritti, questo non lo dico io, lo dice la storia, non sono stabili, non sono per tutti. I diritti, anzi, vengono addirittura messi spesso in discussione. Io penso addirittura al divorzio, che ancora oggi si parla che si vorrebbe mettere in discussione il diritto al divorzio, oppure non lo so, il diritto delle donne di lavorare, cioè il diritto delle donne di lavorare, che tra l'altro le donne sono quelle che lavorano più dell'uomo e alle volte sono sottopagate rispetto agli uomini, questo è da dire, e purtroppo non vengono tutelate come dovrebbero. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è stare insieme, unirci, parlare di quelle che sono delle problematiche che si possono tranquillamente superare, ma bisogna parlarne, perché se non si parla e non si fanno delle riunioni come quelle che stiamo facendo qui in piazza con amici, siamo vicino a delle botti, io mi aspettavo di avere anche dei bicchieri di vino in mano, beh, delle birre, sì, c'è un bellissimo bar tra l'altro qua vicino, molto particolare, molto bello, ce n'è uno uguale a Cleto, molto simile, e poi in compagnia d'estate, secondo me è la cosa più bella, è poter parlare liberamente di, non so, delle esperienze che ognuno di noi magari ha fatto, anche delle persone che ha conosciuto lungo il proprio cammino. Io ne ho conosciute tante in 20 anni, perché io qua ho chiuso 40 anni, però in 20 anni diciamo di attività di diritti civili, però ognuno di noi c'ha qualcosa da raccontare di un amico, di un'amica che ha fatto, che ne so, una transizione, piuttosto che un amico che un giorno gli ha raccontato, guarda, sto male perché ti devo raccontare una cosa, come è successo magari a me, ma dimmi che cosa ti devo raccontare, è una cosa che magari non ti immagini, sai, sono innamorato di un ragazzo, dice, ma non me lo potevi dire prima che ti saresti tribolato meno, invece no, noi abbiamo tante paure, perché le paure ce le crea un po' la società, perché la società è un po' la società dove si giudica tanto, tendiamo a giudicare l'altro sulla base di quello che fa, invece dovremmo un attimo lasciare vivere le persone indipendentemente da quello che è il loro, non so, sentire religioso piuttosto che il colore politico e quindi, che ne so, anche l'orientamento sessuale, non c'è niente di male. E quindi la cosa importante secondo me è parlarne qui, parlarne nelle scuole. Io una cosa che volevo dire, poi passo la parola, è che a me piacerebbe, questo l'ho detto in tutte le presentazioni, che il mio libro lo regalo ovviamente, mi piacerebbe regalarlo alle biblioteche o ai comuni, quindi io in questa sede vorrei regalare alla biblioteca e quindi anche al comune o alla sede, per esempio, non lo so, delle associazioni che sono in cartellone, alla scuola il mio libro, perché penso che magari in una biblioteca. Al sindaco ovviamente, sindaco io sono a disposizione, io vi regalo il libro con dedica,
senza numero di telefono, sennò potrebbero pensare che io facessi magari assolutamente no, mio marito è da quella parte, gli fa il culo in senso buono. E comunque, insomma, io penso che bisogna prendere le cose a ridere, scherzando, e quindi il libro è a disposizione gratuitamente di chiunque ne faccia richiesta, scuole o comunque istituzioni che vogliono un attimo veramente portare un po' di colore e far capire che siamo tutti uguali nelle nostre bellissime varietà umane, perché nel libro noi parliamo di varietà umane, facciamo parte di questa meravigliosa natura. Nella natura c'è di tutto ed è stato previsto tutto. Quando dicono che siete contro natura è la cosa più assurda, perché invece noi siamo stati previsti nella natura, noi siamo nella natura. La cosa più bella è semplicemente vivi e lascia vivere. Fino a quando io vivo tranquillo e un'altra persona vive in maniera diversa da me, però possiamo condividere, non so, uno spazio piuttosto che una città, ma che c'è di male? Cioè, l'unica cosa negativa è se uno fa del male che ruba piuttosto che ammazza qualcuno. Ma siccome qua non stiamo ammazzando nessuno, al massimo vorremmo bere qualcosa a fine serata e mangiare un panino, perché là sento già il profumo di qualcuno che sta arrostendo. Adesso passo la parola a questa bellissima ragazza. No, questa bellissima ragazza alla mia sinistra. Però vedi, non mi ero tanto sbagliato. E niente, vi ringrazio comunque della vostra pazienza, perché sono un logorroico. Grazie. Direi un applauso, un grandissimo applauso a Riccardo. Glielo passo. Allora, adesso vi presento la nostra Michela Sinatora, che interverrà raccontando anche la sua esperienza personale e parlando appunto di coming out. Una cosa che volevo dire a Riccardo prima, riguardo alle unioni civili. Allora, io sono uno studente di giurisprudenza, quindi naturalmente studio ogni branca del diritto. Studiando il diritto privato con quel signore alla mia destra, che mi interrogava, sì, lui, che si è laureato un paio d'anni prima di me, non diciamo un po' più di un paio, perché sennò lo discriminiamo, e qui non discriminiamo nessuno. Studiando diritto privato c'era la parte delle unioni civili. Appena aperto il libro, no, per interrogarmi su quella cosa, ho detto: no, ci sono le unioni civili, ma tu non puoi capire quanto abbiamo combattuto per questo, quanto la mia generazione ha fatto, perché poi la mia generazione. Comunque, dopo questo piccolo breve excursus, Michela Sinatora. Buonasera a tutti. Un applauso. Buonasera. Sono felice di vedere tanta gente. Ma si sente? Sì. Prova. Dammi questo che mi fai sentire di più. Che no, non si sente. Il bello della diretta. Dicevo, buonasera. Sono felice e non nego anche un po' emozionata, perché è la prima volta che parlo in pubblica piazza. Sono Michela, per chi non mi conoscesse. Faccio parte della consulta giovanile e sono dichiaratamente lesbica. Lo dico per la prima volta in pubblica piazza. Lo senti anche per la prima volta mio padre, perché dalla mia bocca non l'aveva mai sentito. Questo evento è nato dal nulla. Una sera ricevo la chiamata di Pietro, che mi dice: Michè, che ne pensi se facciamo, scusate la voce, però sono emozionata. Era una telefonata, mi ha cercato tutta la sera e mi fa: ti sto cercando tutta la sera, che ne pensi di organizzare un Pride a Acropani? Io ho detto: alt, un Pride è tanto, è troppo, ci vuole tanto lavoro dietro. Avevamo pensato a un DJ set, ho detto: un DJ set accompagnato dal nulla, cioè così fino a se stesso, non ha senso. Mettiamogli un dibattito a supporto, un dibattito perché ce n'è ancora tanto bisogno, un dibattito perché c'è bisogno ancora di portare tanta educazione nelle piazze. Perché è brutto da dire ed è triste da dire, però purtroppo ancora oggi sento anche ragazzini piccoli ancora usare, diciamo, termini poco carini. Ragazzini piccoli, perché ragazzini piccoli? Il bambino non nasce col preconcetto, il preconcetto arriva dalla famiglia ed è da lì che deve partire l'educazione. Mi hanno chiesto di parlare del coming out. Diciamo che è un argomento ampio, ricco di emozione, di sentimenti che ci girano intorno, e racchiuderlo in poche parole non sarebbe stato facile. Quindi ho deciso di portare la mia esperienza.
Il coming out io l'ho fatto 10 anni fa. Sono passati 10 anni, ero piccolissima. Avevo 11-12 anni. E questo per dire che la consapevolezza nel ragazzo arriva presto. Quindi se non c'è una famiglia, un luogo accogliente in cui il ragazzo si possa sentire protetto, non è facile che il ragazzo poi arrivi al coming out. Io per mia fortuna, il primo ambiente in cui ho fatto coming out è stata la scuola. La consapevolezza era arrivata all'incirca 2-3 anni prima, in prima seconda media, e per 3 anni il mio pensiero fisso era: cresci, diventa adulta, viviti questa situazione per così com'è, magari da grande potrai vivere la tua vita. Ed è triste anche solo pensarlo, che una bambina di 11 anni, 10 anni, debba pensare questo. Vabbè, no, è tranquillo. Debba pensare questo. In terza media, quando tutti iniziavano a scegliere le superiori, andavano tutti a gruppetti, io decisi di allontanarmi da sola proprio per cambiare aria, proprio per cercare di uscire da questa mentalità, perché era chiusa, non lo nego. Arrivo a scuola, l'Istituto dei Nobili sia lodato, perché una scuola accogliente e priva di preconcetti come quella non so se ci sia, ed è lì che faccio il mio primo coming out, ed è lì che per la prima volta mi sento libera di essere. E questo per dire che la scuola è un luogo importante, questo per dire che l'educazione sessuale dovrebbe essere alla base, e quindi è lì che inizio ad essere libera e a vivermi la mia sessualità liberamente. Qualche mese dopo inizio ad innamorarmi della prima ragazza, purtroppo per me, e sento il bisogno. Non lo so, ma sono l'amore, perché sono tutte veloci le storie. Le donne sono particolari, diciamo così. Gli uomini sono facili, ma non lo so. Metti due donne insieme, non lo so quanto è facile. Comunque, inizio a innamorarmi della prima ragazza e sento il bisogno di dover fare coming out. Il primo coming out in famiglia avviene con mia zia. Eravamo sole a casa e gli dico: zia, senti, ma se... al posto, eravamo nel discorso, non so come, gli dico: zia, senti, ma se al posto di provare attrazione per un ragazzo, provo attrazione per una ragazza, dovessi provare attrazione per una ragazza, tu come la prenderesti? Lei si gira, perché era girata di spalle verso la cugina, si gira e mi abbraccia così, era emozionata, diciamo, e mi dice nulla, così, anzi, con curiosità mi chiede della storia. È stato tutto molto naturale, però arriva la domanda clou: tua madre lo sa? Io, no, non glielo devi dire, perché lo sai come lei, tipo, esce pazza per te se non glielo dici, a parte che se lo aspetta sicuramente. Qualche sera dopo, in una cena a casa mia, mio padre va a dormire, restiamo io, mia madre e mia zia e mia cugina, perché io ho trovato il coraggio di farlo con mia zia, l'ho preciso, perché mia zia era stata già precedentemente messa al patibolo, diciamo, perché lei era lì proprio per le confessioni, praticamente, da mio cugino che si era inizialmente dichiarato omosessuale, poi aveva fatto la transizione. Argomento che spero che qualcuno ne parli, perché è un argomento che va toccato, la transizione, perché è ancora un tabù peggio dell'omosessualità. E quindi trovo la spinta, il coraggio, tramite loro due, di fare coming out con mia madre. Quando faccio coming out con mia madre, la paura di mia madre non era la situazione. La risposta di mia madre è stata: io non ho paura della situazione, ha detto a mia zia, io ho paura del fuori, dell'ambiente che ti circonda. Ed è su questo che dobbiamo lavorare, perché per me è stato importante e ho insistito su un dibattito affiancato a questo DJ set, perché se è importante, tanto quanto è importante creare un clima accogliente, meno discriminatorio possibile all'interno delle abitazioni, ancora di più lo è
educare il ragazzo da piccolo affinché poi fuori il ragazzo omosessuale non si trovi a dover subire delle cose poco carine, diciamo. Qui presente c'è Davide che diciamo che di cose ne ha subite anche tanto. E quindi niente, questa era la cosa principale, nel senso io per questo motivo mi sono battuta tanto per portare il dibattito in piazza, perché c'è bisogno ancora di tanta educazione di educazione, diciamo, all'amore, perché siamo poco educati a volte all'amore, cioè non c'è sensibilità a volte su questo tema. Caso adesso Riccardo, magari se volevi introdurre toccare l'argomento della transizione, come ho detto Michela, sì. O se il nostro Davide che è qui presente oggi, a cui farei anche un grosso applauso, vuole anche prendere la parola e fare un intervento, giusto per aprire, per dare un clima di dibattito, perché questo, ricordiamo, è un dibattito. Chiunque può intervenire, è un dibattito, chiunque può fare domande, è una chiacchierata, diciamo. Raccontare di sé, fare una domanda. Se qualcuno volesse fare coming out in diretta. Coming out in diretta. Noi siamo qua, poi gli offriamo da bere. Allora, guarda, io quello che ha detto Michela lo condivido, ma soprattutto per la questione, sai, dell'affettività, perché spesso e volentieri quando uno pensa dell'educazione sessuale nelle scuole, molte volte si parla semplicemente di affettività e di far comprendere alle persone, quindi non tanto ai bambini quanto alle volte anche ai genitori, che esistono dei diversi modi di essere, che non sono quelli, sai, del dire, sai, esistono soltanto le persone eterosessuali. Invece, se per esempio può capitare, tu sei attratta da una ragazza o da un ragazzo, hai giustamente bisogno di parlare con qualcuno, quindi non lo so, anche una psicologa che sia preparata a scuola, piuttosto che un insegnante che ti sappia dire, guarda, sei effettivamente gay, lesbica, transgender, eterosessuale, perché io capisco che ci sia confusione all'inizio. Io non ho avuto questa confusione, io da sempre saputo di essere gay, di avere comunque un'attrazione per i ragazzi, malgrado abbia avuto delle ragazze di copertura. Però è anche vero, però è anche vero che la difficoltà dove sta? Noi parlavamo per esempio prima della transizione, che è la cosa più difficile, ma parliamo dei termini, perché se già la stampa su tante cose è offensiva, sì, quando si parla della persona transgender che da sesso maschile biologico transita verso il sesso femminile, lì si dice il trans, che è la cosa più brutta del mondo, cioè tu sei comunque una donna, sì, anche se, come dire, biologicamente, anzi scusa, fisicamente ancora non hai affrontato la transizione, sì, però comunque tu ti senti biologicamente donna, di essere una donna, quindi se vengo offesa dicendo il trans, quando invece sto facendo una transizione verso corpo femminile, questo già comunque mina la tua sicurezza. E poi una cosa anche difficile da spiegare a una persona eterosessuale, ma io penso che sia difficile alle volte anche da spiegare a una persona gay, che un gay fa coming out, ok, sì, lo fa con i genitori e finisce là. Invece una persona transgender deve affrontare, sì, la prova della vita reale, ovvero assumere degli ormoni, vestirsi consono, diciamo, al suo genere, quindi che ne so, se sei prima ti sei vestito da uomo per tanti anni, inizi a vestirti da donna, e non è facile perché la transizione non avviene in un giorno. Quindi ti può capitare, come è capitato a tante persone che ho conosciuto, che si sentono ovviamente a disagio, e ci vuole coraggio, ci vuole veramente coraggio, ci vogliono gli attributi per decidere non tanto di cambiare sesso, ma di essere felici, di seguire se stessi, e quindi scegliere di, per un anno, di fare una vita dove le persone ti guardano e dicono, ma questo è un uomo, una donna, che cos'è? Quindi comunque del lui, io ti faccio un esempio, io da ragazza lesbica mi sono sempre vestita da tomboy perché mi sentivo, sì, adatta in questi, certo, abiti, perché mi sentivo tranquilla. Spesso quando, ancora prima, quando ero più piccola e magari uscivamo con mia madre, ogni volta mi dovevo sentire io in difetto, perché magari a mia madre veniva detto ma suo figlio, e quindi era sempre un po' una tortura per me nei riguardi di mia madre. La prendeva a ridere perché è una persona intelligentissima, però capito, è sempre quella... Un applauso alle mamme.
Ma perché sei stata fortunata? Per questo dico, sono stata fortunata sotto il punto di vista familiare e anche scolastico, perché parlavi dello psicologo. Sì. Lì a scuola, perché dico che è importante un ambiente accogliente? Perché lì al De Nobili c'era, e penso ci sia tuttora, non so se c'è anche una psicologa. Per questo dico, la scuola è un ambiente anche importante, fondamentale per l'educazione e per l'accoglienza del ragazzo. Ma sai, la psicologa deve essere proprio brava. Dovrebbe, ma io penso che la psicologa dovrebbe essere in tutti i luoghi, parlando, partendo dalle scuole, finendo al lavoro, sul luogo di lavoro, è una cosa importante. Purtroppo qui non c'è l'abitudine, ma neanche tanto al nord, ma qui al sud soprattutto, non c'è l'abitudine della psicologa su tutti i luoghi, che sia di lavoro, di scuola, è fondamentale. Ma io ti dico anche che dovrebbe esserci una psicologa preparata, perché nel libro l'ho scritto, quando io per la prima volta andai dalla psicologa nel 99, la psicologa, la prima cosa che mi disse, quando gli dissi guarda ho attrazione per le persone, cioè mi, so di essere gay, magari come dire non so come fare per essere me stesso, lei mi disse ah ma sai sì effettivamente ci sono le terapie ormonali, si può cambiare sesso, no ma a me come il mio fisico piace da uomo, cioè non voglio, poi quella è un'altra cosa. E capito, se non hai una psicologa preparata ti può anche sviare o comunque ti può mettere maggiore confusione, quindi tu hai bisogno di essere tranquillo e dal punto di vista della famiglia e dal punto di vista della scuola, però se non c'è un modo di parlarne, perché poi ne parlerei tu del DDL Zan, ma in generale non c'entra nemmeno il DDL Zan qua, ma c'è semplicemente una questione di civiltà, cioè dove bisogna riconoscere che cosa? Che nel mondo esistono tante cose ed essere parte della comunità LGBT, quindi essere, che ne so, gay, lesbica, transgender, non è una cosa fuori dal mondo e che i bambini devono chiudersi gli occhi. Se tu vai su TikTok, se vai più che non so, qualunque social, i ragazzi ne sanno molto più di me, dei genitori, e anzi fortunatamente se ne parla, perché nei social se ne parla molto di più. Se non fosse per i social, probabilmente ancora oggi si starebbe a capire se una cosa è giusta o sbagliata, e il discorso va avanti, tant'è che la politica è sempre stata indietro rispetto alla base, ovvero al popolo e ai cittadini, perché i cittadini sono sempre avanti, poi la politica recepisce le leggi. Lo so, io lo dico sempre. La mia amica di seduta che l'altra sera faceva esattamente questo discorso. Ma è così, quando noi parlavamo di unioni civili ci dicevano sempre, ah ma voi avete già le leggi. Ma non è vero. Quando mi dicevano sempre, ah ma sai, dicono che al governo non c'è la copertura se tu ti sposi con un uomo. E se mi sposo con una donna la copertura c'è, com'è possibile questa cosa? Io mi spiegavo, non me la capacitavo, dicevo, ma come? Mi sposo con una donna e l'INPS mi copre. Mi sposo con un uomo? No. Perché? Cioè, sono, scusate se ve lo dico, stronzate. Sì. Perché allora dobbiamo semplicemente ragionare con la nostra testa. E ragionare con la nostra testa significa parlare delle cose tra di noi, parlarle in una piazza che è numerosa, ha la possibilità di. Io dico una cosa qui, poi uno va a casa, la dice, ah sai, c'è quell'amico che forse potrebbe, non so, parlare con Michela. E così succedono le cose. Quando ho scritto il libro io non mi aspettavo che mi mandassero messaggi e mi dicessero sai anche a me, perché così è una reazione a catena, ma è una reazione a catena positiva, è una reazione a catena dove tu puoi dare una mano a un'altra persona. Cioè il libro è scritto, ve lo giuro, solo ed esclusivamente per dare una mano all'altro, perché quello che ho passato io e quello che passi tu e quello che hanno passato tante altre persone, nessuno lo deve provare, anzi ognuno si deve sentire accolto qua, Acropoli, come in qualunque posto d'Italia, ok? Perché io dico questo, avere la possibilità di parlare noi oggi qua liberamente in piazza, dove ci sono posti, che ne so, io penso all'Iran, ma anche alla Russia, dove l'attuale Afghanistan, vabbè, non parliamo della situazione, ripeto, delle donne in Afghanistan, ma la comunità LGBT cancellata, cioè lì si rischia di morire, la pena di morte, l'impiccagione, la prigione, la lapidazione. Noi abbiamo la libertà di parlare, però noi, siccome siamo in un paese democratico, dobbiamo evolverci. Io quello che dico sempre, dobbiamo evolverci, dobbiamo capire che se non ci diamo una mano a vicenda, perché questo è, io non posso stare nel mio orticello da comunità LGBT perché non esco da nessuna parte. Se qua non ci facciamo veramente noi, forse tra le associazioni, cerchiamo di capire che se io do una mano a te, che ne so, gruppo
gruppo di violenza contro le donne, piuttosto che l'associazione appunto l'AMPI. Penso all'AMPI che esiste da sempre, che comunque è sempre stato in piazza anche ai Pride, ma non solo. Cioè, io penso questo: dobbiamo fare rete, ma dobbiamo fare soprattutto capire alle persone che noi esistiamo e ci siamo, e non siamo un qualcosa che prima non esisteva, siamo sempre stati qua. È soltanto che se io ti faccio adesso una dichiarazione, come l'ha fatta Michela ai genitori, non è cambiato nulla, anzi, Michela è se stessa, i genitori sono tranquilli, vive la vita con più tranquillità, gli auguro di trovare la giusta ragazza, ovviamente, perché dopo tutte queste tribolazioni magari troverà prima o poi la ragazza giusta, perché l'amore esiste. Pausa di riflessione. Adesso facciamo tipo, che ne so, un lancio di informazioni. Dopo passerà in sovraimpressione il numero di telefono di Michela, mi raccomando. Ho bigliettini che volete postare qua, tipo pizzini, siamo d'accordo. Del casino, ah, beh, certo, ok, assolutamente. Ok, prima stavamo parlando di coraggio. C'è un ragazzo che di coraggio ne ha tanto, con cui ci siamo sentiti spesso ultimamente, appunto in occasione di questo evento, che ha subito molte, chiamiamole, angherie da parte di veri e propri cretini, perché non si possono etichettare diversamente. Ci teneva tanto a fare un intervento oggi, e sottolineo che è un ragazzo che si è battuto molto, si è dato molto da fare affinché tutto ciò si realizzasse. Quindi un grossissimo applauso a Davide Sgro. Salve a tutti, grazie. Allora, io sono Davide Sgro. Quando mi presento come attivista, ma mi presento come attivista perché ho sempre lottato, come ha detto Pietro, ci ho sempre messo la faccia in tutto, senza avere paura di niente e di nessuno. Se io oggi sono qui è perché voglio portare le mie testimonianze, perché sono tantissime. Cercherò di raccontarvene qualcuna. Io anche quando ho fatto coming out, purtroppo i miei genitori non l'hanno accettato subito, infatti sono stato fuori casa, sono stato in una casa famiglia per 2 anni, e devo ringraziare anche Riccardo e Marco, perché loro mi sono stati vicini tantissimo in quel periodo. E poi ho subito, sono stato cacciato da una discoteca, di cui non faccio il nome, qui a Catanzaro, perché mi baciai col mio compagno, e questa cosa diede molto, diciamo, scandalo, diede molto fastidio. E quando è successa questa cosa, diciamo che non sono stato aiutato neanche dalle associazioni come Arci Gay. Devo sottolineare questa cosa perché purtroppo è vera, ma ho avuto anche una parte di sostegno da parte della mia città. E poi ultimamente sono stato vittima di un attacco quasi mafioso, io lo chiamo così, sulla mia macchina, dove mi sono alzato la mattina e ho trovato la mia macchina con delle scritte omofobe, scritte del tipo frocio, gay. Diciamo che questa cosa mi ha fatto veramente male. Questa cosa è stata fatta perché io sono una persona che si espone, sono una persona che è libera, e questa cosa dà fastidio. Allora, io oggi voglio leggervi una cosa, cercherò di essere velocissimo, perché non vi voglio rubare il vostro tempo. È questo. Allora, non bisogna mai avere paura dell'altro, perché tu rispetto all'altro sei l'altro, scrisse Andrea Camilleri. Parlare con l'altro oggi è estremamente difficile, perché spesso trovi di fronte a te persone che non ti riconoscono, piuttosto ti disconoscono, ti screditano e nel peggiore dei casi ti aggrediscono. E allora si diventa un semplice oggetto, si perde umanità. Questa sera vorrei parlare a nome di quell'altro che ha subito e che continua a subire in silenzio, come per anni è capitato a me, e vorrei allo stesso tempo rivolgermi a tutte le persone intolleranti, le quali non sanno cogliere l'opportunità che risiede nella diversità. Vorrei farlo prima di tutto in nome dell'amore,
quello che non deve dare spazio all'odio e alla violenza gratuita e distruttiva. Sono qui in nome del dialogo, quello che non ammette giudizio o pregiudizio, quello che ti lascia parlare e non ti sovrasta. Io credo che l'omofobia sia ostacolo per il dialogo, per l'ascolto attivo e la scoperta di chi ci circonda. Scoprire l'altro in realtà è fondamentale anche per scoprire noi stessi, per acquisire valori. L'odio dilaga e la diversità continua a generare paura. Ci viene detto che siamo tutti uguali, ma uguali nella diversità, uguali perché dobbiamo essere tutti destinati nel rispetto. Ci viene detto che siamo tutti uguali, ma uguali nella diversità, uguali perché dobbiamo essere tutti destinati nel rispetto. Non possiamo vivere nascosti, non possiamo non esprimerci. Dovremmo evolverci, lottare per una vita emancipata, libera dalle etichette, dagli sguardi infastiditi per il nostro modo di essere, che ci contraddistingue. Venire a conoscenza di violenze, di aggressioni nei confronti di persone dello stesso sesso che camminano semplicemente per strada tenendosi la mano è avvilente. Vorrei non ascoltare e non leggere più vicende del genere, episodi che lasciano cicatrici profonde e invisibili nelle anime di chi viene ingiustamente ferito. Vorrei finisse questo inutile dibattito politico del DDL Zan, diventato oggetto di finte richieste di dialogo che non prendono minimamente in considerazione tutte quelle persone che nel frattempo vengono derise e denigrate al punto da togliersi la vita. La violenza fisica e verbale sono puro segno di debolezza, o meglio, di fragilità data dalla mancanza di empatia. Io credo che ciascuno di noi dovrebbe, in quanto membro di una comunità, in nome della fratellanza e dell'amore, lottare per l'intera società, perché spesso dimentichiamo che la violenza nei confronti di una singola persona è lesiva della libertà di tutti e di tutte, lesiva di tutta la società, perché la lesione di una singola persona è una ferita per tutti. E tutti noi. Solidarietà, rispetto e inclusione, questi sono i termini chiave del DDL Zan, 10 articoli che si presentano come misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondamentali sul genere. E sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Oggi sentivo il forte bisogno di essere qui per sottolineare anche che le parole hanno un peso, le parole infatti sono un'arma a doppio taglio. Capita che alcune situazioni siano così forti da spingere una persona a chiudersi se stessa, a non raccontare un accaduto, a sopravvivere sotto il peso delle parole. Quest'ultime feriscono, possono emarginare, etichettare e discriminare anche quelle che riteniamo essere insignificanti, quelle che non farebbero e non fanno male a noi perché non ritenute offensive, ma lo sono per qualunque altro. Ogni giorno mi accorgo sempre di più che ciascuno di noi dà un valore diverso alle parole, a quelle espresse oralmente e a quelle scritte, che in entrambi i casi hanno il potere di modificare il nostro umore, il nostro stato d'animo. Una singola parola può addirittura portarsi via una vita umana. Il linguaggio che adoperiamo ha un potere enorme su di noi e sugli altri. Il suo significato e il suo peso cambiano però a seconda del contesto e della persona che ci sta parlando. Io ricordo parole che mi hanno inflitto un grande dolore e parole che mi hanno rallegrato la giornata. Dovremmo imparare a pensarle e a pesarle, a riflettere bene prima di rivolgerci a qualcuno e a ridare a loro il giusto valore e scegliere con cura. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che possiamo archiviare una foto, un video o comunque un contenuto online, ma non il dolore. E possiamo cancellare un profilo, ma non la sofferenza. Ecco che sostituire l'avversione con l'armonia diventa obiettivo importantissimo. Ognuno di noi nel proprio piccolo può fare la differenza e può dare il suo contributo perché siamo tutti coinvolti e dobbiamo impegnarci attivamente nell'essere promotori del cambiamento. Non basta essere gay per far parte di una comunità, basta amarci e continuare ad essere uguali come persone. Grazie. Grazie, grazie davvero Davide. Grazie, grazie. Allora, un attimo che mi siedo perché qua ci hanno portato le birre. Va bene. Comunque nel mentre che arrivano le birre,
prende parola adesso la nostra Michela Levato. Michela, funziona. Funziona? Mi sentite? Che ci introduce l'argomento dell'inclusione, sotto tutti i punti di vista naturalmente, nel campo del lavoro. E della Grazie. Scuola. E della scuola. Buonasera a tutti e a tutte. Salve. Parlo qui per rappresentare l'associazione Primo Maggio, ma non sono assolutamente presidente, perché il presidente illustrissimo è lì che mi ascolta e mi sente, io non vorrei mai prendere il suo posto. Allora, sono state dette tante cose prima, da chi ha parlato prima di me. Il tema della scuola è stato introdotto, mi vorrei legare un attimo a quello che diceva prima Michela. Michela è stata fortunata nella sua esperienza. Yes, il mio è Campari, scusate. Michela è stata fortunata nella sua esperienza perché ha trovato un ambiente accogliente in famiglia, a scuola e poi si spera anche nel mondo del lavoro. Ti auguro, non lo so, vedremo. Per prima cosa ci tengo anch'io a ringraziare la mia famiglia e prima di introdurre l'argomento, sarò molto breve, vorrei raccontare questo aneddoto. Quando ero molto piccola, io sono stata sempre una mammona, sempre attaccata a mamma, sempre, in qualsiasi cosa. E mamma è una persona molto particolare. Un giorno, a una cena tra colleghe che mia madre è andata a fare, mi ha portata con sé. Questa cena era particolare perché era una cena spettacolo con le Dark Queen. Prima esperienza fatta a 7 anni e mezzo, 8. Quella sera, lo spettacolo, la persona che stava facendo quello spettacolo, ci raccontò prima di cominciare una sua esperienza, e cioè che lei era chiusa nel bagno mentre si stava truccando e preparando per svolgere il suo lavoro, perché il suo è un lavoro, e ha sentito il padre di un ragazzino dire al figlio testuali parole. Scusate il dialetto, è la mia lingua, la parlo. Iamo ninde, ca stasera ci su i già vestiti. No, 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 io ho emesso tutte le parolacce e le cose. Mamma ricorderà che da quel giorno io mi alzai e dissi: e perché non l'avete picchiato? Mamma, guarda, aspetta, un'altra insieme alla mamma di Michela qua, non lo so, applauso. Che problema. Quindi parliamo della scuola. Non tutti sono stati fortunati come Michela. Le scuole ad oggi, oltre che ad avere una grave pecca a livello di lasciamo perdere programmi, eccetera, lasciamo perdere, secondo me mancano di determinate cose che sono fondamentali e che ad oggi andrebbero ribadite. Cioè l'installazione di sportelli antimolestie per le ragazze, i ragazzi, transessuali, bisessuali e chi ne ha più ne metta, perché le etichette servono a noi per farci capire che determinate persone esistono, a quanto pare ci sono e ce le dobbiamo tenere, ma queste etichette dovrebbero essere obsolete, perché l'identità sessuale delle persone non è una cosa che ci dovrebbe riguardare né in ambito scolastico né in ambito lavorativo, perché io mi definisco per come sono, per cosa faccio, per come agisco e non per chi amo, anche se è un mio diritto e me lo dovete concedere. Scusate l'emozione. Carriere alias, quindi rispettiamo le persone che non si vogliono immettere in nessun genere, rispettiamole. Rispettiamo e facciamo educazione sessuale nelle scuole, che è fondamentale, manca ed è necessaria soprattutto per evitare che cose che succedono all'ordine del giorno non succedano mai più. Programmi di studi antisessisti, perché ad oggi purtroppo vedo, mamma mia, c'è un disagio per persone come Idro Montanelli, che vediamo queste manifestazioni in cui imbrattano queste statue, ma a che costo? Cosa vogliamo? Vogliamo che nelle scuole si dia il giusto valore all'antisessismo? Vogliamo che nelle scuole si parli veramente di diritti? Come no? Noi sì, ma... Ah, no, lo vogliamo veramente, perché le facciamo noi le regole, a quanto pare. Soprattutto gli sportelli arcobaleno, che
mi ricordo nel periodo della pandemia, io non ero neanche a casa, sono rimasta fuori, chiusa fuori, vabbè, non te ne parliamo. Nel mondo, nella mia comunità, non ero a Crobani, ecco, ero in un'altra casa. Sentivo tra le varie notizie che molte persone, nella situazione già che portava un sacco di disagio, qual è stata la pandemia, vivere in casa per molte persone non è una bella cosa, soprattutto per persone, per come abbiamo detto prima, che non si sentono accettate dalla propria famiglia. Quindi l'importanza di avere degli sportelli arcobaleno che si occupano anche di accogliere queste persone, che è necessario ed è doveroso da parte nostra, perché come ricordavano prima le persone che hanno parlato prima di me, non è una battaglia soltanto di chi fa parte della comunità LGBT, perché io non vivo bene sapendo che al mondo ci sono persone che non hanno i miei stessi diritti, se proprio lo vogliamo dire, e non è normale che questo disagio e che questa rabbia la provi solo io, la dovrebbero provare tutti quanti, perché tutti ci dobbiamo battere per le ingiustizie, che non sono solo quelle contro la comunità LGBT, ma sono quelle nell'ambito lavorativo, sono quelle fatte alle donne, non tocchiamo questo argomento, gap di genere, parliamo di soffitto di vetro, perché le donne devono essere sempre ai piani bassi e mai direttrici, eccetera. E mi taccio. Quindi vorrei parlare e farle una domanda. Adesso mi date lei. Allora, va bene, Riccardo, allora, le è mai capitato in un contesto lavorativo di aver subito non molestie, ma insulti, discriminazioni? Allora, guarda, grazie della domanda. Sembrerà strano, ma per come mi pongo io sono un tipo molto diretto. Nel senso che prendo qualunque battuta, io rispondo alle battute, forse sarà questo che magari mi fa sopravvivere alle cose. Sì, no, io non me le tengo, è difficile che me le tengo. Non dico che sono per la violenza, però se mi mai, cioè, purtroppo succede, vedi, quando io sento di ragazzi che sono pestati, ma perché non mi capita a me che glielo tiri un paio di pugni a se stati bene? Cioè, nel senso, non sono per la violenza assolutamente. Comunque dai, quello che volevo dire, sì, mi è capitato che cosa? Mi è capitato di sentire in un determinato giorno, adesso io non vi dico in che modo, però vi voglio far capire il senso. Allora, con Marco siamo stati a una trasmissione che si chiama Sconosciuti, fecero un servizio, lo registrarono e dovevo andare in onda a settembre. Adesso io partii per una convention con dei colleghi, al ritorno dalla convention, quella sera, andò in onda il servizio. Io non lo sapevo, me lo disse lui. Tutti i miei colleghi stavano guardando questo video. Sentii una collega che mi fece dietro a degli altri: ma non è possibile che sia lui che si è messo a fare una cosa del genere? Perché ho raccontato semplicemente la mia storia con Marco, non è che ho raccontato nulla di scandaloso, come sto facendo qua questa sera. Allora si avvicina: ma sei tu Riccardo? Sei tu questo? E io ho detto: sì, sono io questo. Ma come ti sei permesso a fare una cosa del genere? Chi ti ha autorizzato? Gli ho detto: ma nella mia vita privata posso raccontare la mia storia, poi comunque non è che sto facendo nulla di particolare. Comunque, risatine, c'era il direttore, perché io lavoro, diciamo, per un'azienda pubblica, c'era il direttore, e il direttore chiama in privato qualche giorno dopo questa collega e me. La collega ribadiva, dice: ma direttore, ma lei l'ha autorizzato, l'azienda l'ha autorizzato a fare queste dichiarazioni? Il direttore gli ha detto semplicemente: a parte che nella sua vita privata lui può fare quello che vuole, ma se sento di nuovo che lei discrimina una persona soltanto perché ha detto e raccontato del suo amore, sarà lei a passare un brutto quarto d'ora. Tra l'altro il direttore poi è venuto anche al matrimonio, ma al matrimonio, lo chiamo matrimonio perché è la nostra unione civile, però ormai è matrimonio, dai, parliamone così. Cioè, allora, secondo me è sempre come si reagisce, perché le discriminazioni o le battutine, io ho sentito tante battute, magari non su di me, però ho sentito tante battute, tante
come dire, barzellette raccontate, io di solito rispondo, anche perché sono un tipo che parla apertamente di sesso, sia a livello eterosessuale che a livello che mi appartiene, insomma. Io, diciamo, mi piace frequentare i bar, ecco, mio marito lo sa, anzi, da questo punto di vista forse frequento pure troppo i bar, quindi frequento molti eterosessuali, quindi facciamo discorsi che riguardano la F, diciamo così, ok, quindi io ne parlo proprio... Sì, no, parliamo di sì, F-I-G-A. Ma sì, di femmine, esatto, sì, ok, parliamo di femmine. Cioè, nel senso, io sono molto tranquillo. Possiamo dire tutto. No, nel senso, se siamo tranquilli nel parlare liberamente, anche alle volte essere un po' forti, ma dobbiamo avere alle spalle sempre, non so, amici, parenti che ci supportano e non ci fanno sentire diversi. Io non mi sento diverso da nessuno, mi sento uguale a tutti, forse è questo che, diciamo, negli anni mi ha dato la forza, e non mi scompongo se una persona mi fa una battuta, anzi gli rispondo a tono e riesco a metterla al suo posto, perché il suo posto è quello del poverino, sta da quella parte, non ha capito niente della vita, ma e mi va bene così, ma non perché mi senta superiore, perché dico, io non tolgo nulla a te. Quindi tu mi vuoi fare la battuta, ok, ma te ne posso fare altrettante anch'io. Vogliamo metterci sullo stesso livello, ci mettiamo sullo stesso livello. Quindi io dico alle persone che siano della comunità LGBT, ma anche persone bullizzate per l'aspetto fisico, io penso, non so, al peso, piuttosto che i ragazzini down che sono stati magari bullizzati semplicemente perché magari hanno un cromosoma diverso. Cioè, io penso che bisogna imparare alla persona il rispetto per se stessa, cioè la dignità. Cioè, a scuola l'educazione sessuale è importante, ma è importante l'educazione alla dignità della persona. Cioè, noi dovremmo imparare che ognuno di noi è speciale ed è unico. L'unicità di ognuno di noi è importante per questo, perché dobbiamo far capire all'altro che io non posso deridere qualcuno perché ha il naso storto come il mio, oppure, che ne so, è bello cicciottello come Marco, e, non lo so, c'ha i capelli strani. Cioè, noi dobbiamo alle volte anche cercare di riderci sulle cose, ma dobbiamo essere così fermi da poter difendere i nostri diritti e dire, ok, ti vuoi prendere gioco di me? Non mi sposti di una virgola, io rimango così. Adesso hai fatto la battuta, puoi anche andare da quella parte, continua, e lo lasci così, come uno stupido, come un cretino, come una persona che non conta nulla. E allora si porrà a lui la domanda e si dirà, ma forse effettivamente, se non riesco a offenderlo, se non riesco a prenderlo in giro, allora che ci faccio qua? E quindi, se ci uniamo e se riusciamo a capire questa cosa, che nessuno ci può offendere, nessuno ci può togliere la dignità, allora basta, ci rimane l'unica cosa che ci unisce. Per esempio, adesso ci hanno portato questa bellissima birra, noi brindiamo all'uguaglianza, brindiamo a Cropani, e passerò la parola che mi hanno detto fra poco, a mio marito, non so che deve dire, a sparlare di me probabilmente, delle mie serate mondane, e ringrazio veramente la presenza del sindaco che è qua in prima fila, perché ci vuole apertura mentale, secondo me, non tanto per accogliere in questa piazza dei folli, degli utopisti che vedono il mondo a colori e non lo vedono in bianco e nero, ma vedono tante possibilità, perché l'arcobaleno è pieno di sfumature, e le sfumature significa che ci sono tante possibilità. Quindi, se noi possiamo aggiungere e non togliere, secondo me è la cosa più giusta. Quindi un brindisi a Cropani prima di tutto, e un brindisi alla libertà. Adesso, prima di passare all'ultima, diciamo, tranche di serata, vorrei passare la parola a Salvatore, che introdurrà l'argomento politico della sera. Naturalmente la presidente Ampi non poteva farne a meno, è un suo istinto, non è una cosa come mangiare, come dormire, è la stessa cosa. Quindi, no, vabbè, però l'impegno sociale e politico, quindi... E niente, quindi passo la parola a Salvatore Borelli, presidente dell'AMP. È un applauso. Beh, buonasera a tutti. Grazie, grazie. All'inizio estate pure io ero tranquillo al bar, arriva Pietro, tutto tranquillo, sa, ti devo parlare. Dimmi, vogliamo fare il Pride Acropoli. E io subito, l'AMP c'è. Senza problemi, ci siamo, senza problemi, perché non dovremmo esserci? L'AMPI nelle battaglie di civiltà, nelle battaglie di umanità, nelle battaglie di uguaglianza, noi siamo sempre i primi, perché non è un fatto isolato,
i diritti sono di tutte le persone, non ci sono distinzioni, non ci sono. Bisogna difendere i diritti di ciascuna persona, perché siamo persone, non ce lo dimentichiamo. E questa è la, oggi stasera noi tutti qua, è una bellissima risposta, la risposta a quelle persone che dicono: ah, ma i giovani non gliene frega niente delle cose, non gliene frega dei diritti. Molto spesso c'è questa brutta diceria. Questa è una risposta bellissima, è una risposta bellissima. E come tutte le cose, come una risposta bellissima c'è anche la parte brutta, perché come ben sapete c'è una parte di paese, soprattutto una parte di forze politiche di destra, e non solo, purtroppo, pure quello che ha anticipato, che utilizzano le discriminazioni solo per mera e misera propaganda. Discriminazioni sociali, discriminazioni sul sesso, discriminazioni di qualsiasi cosa. E soprattutto, come ben sapete, abbiamo visto degli episodi, io direi squallissimi, al Senato, di discussioni, di vedere persone dello Stato che neanche avevano letto la legge Zan rispondere in una maniera ignorante e becera. Io penso che è una vergogna sentire quelle risposte. Quindi diciamocela tutta, non nascondiamoci dietro a un dito. Questi sono dei problemi, e i problemi si devono risolvere. Se i problemi si chiamano Salvini, si chiamano Meloni, si chiamano Tajani, noi associazioni, noi persone dobbiamo lavorare per superare questi problemi. I diritti non sono più una moneta di scambio, dobbiamo difendere i nostri diritti, i diritti di tutti. E di tutte. Dici tu, eh sì. I nomi andavano fatti, perché non è che ci si tira mai indietro, è sotto gli occhi di tutti. Quindi io al momento ho due microfoni, quindi magari li sottolineo: Salvini, Meloni, Tajani. Non hanno capito. No, perché se non avessero capito. Allora, adesso c'era il marito di Riccardo, che adesso noi lo stiamo chiamando il marito di Riccardo, però sono sicuro che avrà un nome, un cognome, quindi adesso voleva fare un intervento. Lo chiamiamo qui appunto ad intervenire, a dire due paroline. Un applauso. Non ve lo dovrei neanche chiedere più, dovreste fare di vostra spontanea volontà. Grazie mille, buonasera a tutti. Io sono Marco, il marito di Riccardo, quindi sono il marito di mio marito. Marito e marito. Sono stato stimolato in particolare dall'intervento di Davide, perché ha introdotto un concetto che a me è molto caro ed è particolarmente interessante, ed è il peso che hanno le parole. Poi il peso che hanno le parole, tornerò anche su una parola che per fortuna ho sentito pronunciare poco questa sera, e questo qui è un buon segno, che è la parola diversità. Questo lo dirò fra un attimo, no? Le parole pesano tantissimo. Voglio farvi soltanto un esempio. C'è un nostro corregionale, no, originario di Crotone, che si chiamava Andrea dai pantaloni rosa, viveva a Roma. Noi non sapremo mai se Andrea, che aveva 15 anni quando è andato via, non sapremo mai se Andrea era omosessuale, perché anche sua mamma Teresa Manes, che ha preso un po' il testimone di Andrea e in lungo e largo per l'Italia incontra associazioni, scuole dove si parla di discriminazione, dove si parla di omofobia. Perché dico questo? Perché non sapremo mai. Andrea si è tolto la vita per omofobia, ma noi non sapremo mai se Andrea era effettivamente omosessuale, perché la sua vicenda si snoda su un grande equivoco: i famosi pantaloni rosa. Un jeans di Andrea che finisce nella lavatrice e stinge e diventa rosa. E lui simpaticamente, come fanno quasi tutti, in particolar modo i ragazzi, su Facebook lo indossa, e quindi ci scherza anche su questo paio di pantaloni rosa. Beh, da lì si è aperto l'inferno, perché lui è stato completamente coperto da attacchi omofobi
fino a quando un pomeriggio, legato ad una sciarpa e legato alla scala, insomma, di casa, al corrimano, si è tolto la vita. Ecco perché le parole pesano, e pesano tantissimo, e dobbiamo dare il valore a queste parole, perché attraverso le parole purtroppo si consumano dei drammi infiniti che portano alcune persone, in particolar modo magari chi non ha gli strumenti, chi non ha sviluppato gli strumenti, e non è detto che tutti ce l'abbiano, perché ognuno di noi è differente da questo punto di vista, no? Per cultura, per educazione, per l'ambiente che ha frequentato, per la scuola, c'è una variabilità, c'è un numero infinito di variabili che ci dà questi attrezzi nella nostra cassetta per poter parare i cosiddetti colpi della vita. Quindi, vedete, le parole pesano fino al punto di uccidere. Allora noi dobbiamo fare uno sforzo culturale e toglierci di dosso una parola semplice, un po' sbagliata nell'uso, abusata, che è la parola diversità. Allora, quando parliamo di persone diverse, magari si possono identificare le lesbiche, i gay, i transgender, i queer, gli intersessuali, i disabili, le persone estroverse, Davide che decide di vestirsi in una determinata maniera e a me sta particolarmente simpatico. Quindi noi identifichiamo con diversi tutte queste persone. E poi dopo però ci nascondiamo un po', forse anche ipocritamente, dietro a un dito, quando incominciamo a dire di queste diversità che la diversità è ricchezza, e non è vero. Che la diversità, perché è un uso sbagliato di questo termine, che la diversità porta dei valori aggiunti, e non è vero. Perché questo termine è utilizzato in modo sbagliato. Riflettiamo sulla diversità e riflettiamo, per esempio, per farvi un esempio concreto, su quello che può essere definito diverso in ambito dell'orientamento sessuale. Noi diciamo, va bene, una persona omosessuale è una persona diversa, però va rispettata perché porta una cultura più ampia e tutto quanto quello che vogliamo, se vogliamo fare un ragionamento positivo, no? Però riflettiamo. Che cos'è la diversità? Se noi continuiamo ad identificare una persona per una sua caratteristica naturale, e in tema di omosessualità è bene ricordare che ben 30 anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato una definizione scientifica dell'omosessualità, una frase brevissima, variante naturale del comportamento umano. Non c'è un'espressione più bella di questa, che va oltre quello che è il significato della sessualità, sul quale magari lì possiamo ancora restare nel campo delle scelte. No, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'omosessualità, dopo decenni e decenni di studi, variante naturale del comportamento umano. Una frase bellissima. Allora noi, per delle caratteristiche personali, diciamo che una persona è diversa perché per convenzione sociale c'è qualcuno che arbitrariamente ha definito uno standard, ed è uno standard che non esiste, è arbitrario, perché io mi chiedo sempre, chi ha deciso questo standard? Perché se io sono una persona omosessuale devo essere considerato diverso in senso negativo o in senso positivo? Ecco dov'è l'errore. E allora noi ci dobbiamo liberare da questa parola diversità quando parliamo invece della varietà umana, che è un concetto diverso e molto, molto assai più inclusivo. Allora la parola diversa, do un suggerimento. Lasciamola ai fascisti, lasciamola ai nazisti, lasciamola ai violenti, lasciamola ai totalitarismi, lasciamola... Ecco, quelle sono delle diversità, tutte negative, ma non quando parliamo delle caratteristiche umane. Sostituiamo il paradigma, sostituiamo la parola diversità con il concetto di varietà, che è un concetto più inclusivo
è un concetto molto più armonico con quello che è la caratteristica della persona e dell'umanità. E vi ringrazio. Allora, adesso un po' alto, va bene. Adesso introduciamo il rappresentante del Comitato Cropos, nonché presidente, Andrea Piteri, che ci parlerà appunto del DDL Zan. Sì, funziona. Ci arriva? Sì. Stiamo sopra le birre, cioè facciamo di fare senza fare tanto della corda. Ok, va bene, ci siamo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io vi dirò, cercherò di essere breve e di non appesantire troppo la discussione, che è stata molto, molto carina e molto interessante. L'idea di questo Pride, dopo la discussione tra Michele e Pietro, avviene intorno al 20 di luglio, quando io incontro Michela in un locale, mi si avvicina, mi spara un sorrisone e mi fa: ma senti, io ho parlato con tuo cugino, ma che ne pensi se facciamo un Pride a Cropani? Io lì per lì un po' rimango, ho una reazione razionale dicendomi che qua siamo al 20 di luglio, dico forse non c'è tempo, però è una bella idea, ci possiamo lavorare. Fatto sta che dopo che Michela mi dice questa cosa mi si accende la lucina, faccio un altro paio di giri nel locale, dopo un paio di giri dico: Michela, bellissimo, facciamolo. E infatti ci troviamo qui stasera. Io parlo del DDL Zan, come ha detto Pietro, lo interrogavo perché nella vita faccio l'avvocato. Quando lo interrogavo in diritto privato mi sono emozionato a vedere il capitolo sulle unioni civili nel libro di diritto privato, perché io ho sempre detto che quella è stata la lotta della nostra generazione, cioè quella dei diritti civili. Io ho 30 anni, è stata la lotta della nostra generazione. La nostra è stata una generazione che ha lottato tantissimo su questo argomento, e adesso sembra, forse, speriamo, qualcosina sia riuscita a portare avanti. Mi riferisco ad esempio alla legge Cirinna, qualcosina è già stato fatto. Adesso si spera si riesca a portare avanti anche definitivamente questa discussione sul DDL Zan. Il DDL Zan, che è un argomento ormai all'ordine del giorno, di cui tutti parlano, il 99% dei discorsi che sento sono fatti in maniera impropria. Giusto così per dirne una, Salvatore ha introdotto un argomento, ma cercheremo di essere delicati. Sono fatti in maniera impropria. In realtà bisogna fare un po' di chiarezza su quello che rappresenta questo disegno di legge. Questo DDL propone una modifica legislativa che, a differenza di come si vuole descrivere, non è tutta questa cosa enorme, cioè in realtà è una modifica molto semplice, che va a, non introduce nessuna nuova fattispecie di reato, va semplicemente a modificare due articoli del codice penale che riguardano la propaganda, l'istigazione a delinquere, che un articolo che è già presente, semplicemente modificandone il testo, aggiungendo al testo già presente che riguarda le discriminazioni per motivi religiosi o etnici, eccetera eccetera, aggiungendo la dicitura "o per motivi sessuali, di genere, di identità di genere o disabilità". Insomma, nessuno lo dice, ma riguarda anche i motivi di genere e i motivi di disabilità. Gli omosessuali hanno un enorme problema, io questo mi sento di dirlo, ed è che votano. Il fatto che votano purtroppo ha fatto sì che intorno a questa modifica si sia creato un balletto politico che, insomma, io ritengo sconcertante. L'altra modifica che va a proporre il DDL Zan è semplicemente quella di aggiungere a un altro articolo già presente con la stessa dicitura, che riguarda le aggravanti, quella "o", lo stesso testo, "o per motivi di", solo questo, tutto qui. Da ormai un anno e mezzo circa se ne sentono di ogni riguardo a questa legge. Da una parte c'è chi probabilmente per scopi politici, come dicevo, gli omosessuali votano, sta facendo di tutto per appropriarsi tutti i meriti di una legge, dall'altra parte c'è chi sta facendo di tutto per affossarla.
Dopo un anno e mezzo, il 20 di luglio, si è scoperto, Salvatore sa che avrei detto questa cosa, il 20 di luglio si è scoperto il perché tanti partiti abbiano partecipato a questa fiera delle cazzate, scusatemi il termine, tanto ormai abbiamo sdoganato le parolacce. Non è una parolaccia, è una bella parola. Dopo aver detto Salvini, Salvini è stato il 20 di luglio. Il 20 di luglio di quest'anno il Vaticano si è espresso per la prima volta dal 1929 dalla firma dei patti lateranensi, per la prima volta dal 1929 dalla firma dei patti lateranensi, ripetita Juvent, su una legge che non fa altro che introdurre una tutela maggiore senza togliere niente a nessuno, appunto dicendo che potrebbe minare la libertà di pensiero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un po' gli altarini sono crollati. Da questa espressione molto felice del Vaticano, i partiti che prima ha citato Salvatore hanno cominciato una sequela infinita di proposte di emendamenti. Addirittura, cioè, su una legge del genere, che come detto, questo, ho parlato delle modifiche legislative, adesso dirò altre due parole, sono stati proposti recentemente oltre 1000 proposte di emendamenti, 1000, di cui 672 fanno capo solamente a un partito, che è quello della Lega. 134 vabbè, evitiamo. tanti. Riguardo semplicemente a una legge che non toglie niente a nessuno, ma semplicemente va a riconoscere una tutela maggiore a una categoria, io non sono per considerarla categoria, però a determinate persone. Io giusto di parlare di delle zanne senza appesantire, come dicevo, oltre a quello che ho citato, cioè alla modifica legislativa, il DDL Zan prevede, e questo riferendomi a quello che diceva Michela, anche l'istituzione di una giornata mondiale contro l'omotransfobia, e prevede anche il fatto che le scuole debbano piano piano cercare di, questo è in maniera molto generica, cercare di abituare alla politica dell'inclusione, alla tolleranza, all'uguaglianza, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ha fatto una paura incredibile a tanti partiti, che hanno cominciato a dire che potrebbe entrare l'ideologia gender nelle scuole, che i bambini vanno lasciati stare, eccetera, eccetera, eccetera. È una lunga sequela di cazzate come quelle che ho citato. Che ho citato prima. Oltre a questo, io non vedo più DDL Zan propone semplicemente un'altra cosa, che è quella di disporre. Andate a prendere un amico. Di disporre un piccolo fondo ogni anno, intorno a 4 milioni di euro, fa parte di tantissimi altri soldi che vengono dati per i servizi sociali, per aiutare i centri che aiutano i ragazzi che, come Davide, si sono trovati per strada, praticamente. Tutto questo è stato, da questo, che sembra una cosa semplicissima e che probabilmente in un paese civile normale, quale noi non siamo, avrebbe creato una discussione di 17 secondi, nel senso firmi tu, firmo io, ok, ho firmato. Da noi invece da oltre un anno e mezzo si rincorre facendo il festival delle cazzate e ognuno prova a dire la sua più grossa, da tutte le parti in realtà. Se questo semplicemente per ribadire alcuni concetti, perché sono stati toccati temi molto molto importanti, molto importanti stasera. Dopo questa lunga sequela di proposte di emendamenti, la legge è stata ricalendarizzata, perché ovviamente sono stati fatti alla fine di luglio, quindi c'è stata la pausa estiva, dovrebbe essere ridiscussa a settembre. Io quello che volevo sottolineare riguardo al DDL Zan, come dicevo ai ragazzi l'altra sera quando abbiamo fatto una pre-riunione, diciamo, al bar, era di come tutto questo teatrino sia avvenuto in questo momento storico. Questo momento storico, che è un momento in cui noi tutti usciamo da una situazione in cui tutti abbiamo perso qualcosa, tutti, ognuno di noi, chi la libertà di uscire di casa, chi un proprio parente, chi la libertà di andare, chi il lavoro, insomma, tutti abbiamo lasciato qualcosa in quest'ultimo periodo. In quest'ultimo periodo, quanto è grave il fatto che faccia così paura una legge che non toglie nessun tipo di diritto, ma semplicemente ne riconosce di nuovi a qualcuno che evidentemente ha bisogno di tutele. Mi riferisco alle tante aggressioni di questa matrice che sentiamo tutti i giorni. Questo, secondo me, è il punto più importante di questa, è più grave della vicenda.
Io, come ho detto, sarei stato breve, non, preferisco non aggiungere altro. Se qualcuno vuole intervenire, anche Riccardo, certo. Guarda, io, siccome tu hai tirato in ballo la Chiesa da un certo punto di vista, no, è paradossi. L'ho fatto? Sì, l'hai fatto, l'hai fatto. Poi l'ha fatto anche lui. Allora, siccome nel libro io c'è una parte dedicata alle domande. Che ne so, vabbè, queste ve le, non vi spoilerò nulla, per esempio, che ne so, i gay sono sensibili, i gay sono tutti stilisti, parrucchieri, vabbè. Però c'è una parte, però c'è una parte simpatica, secondo me, che no, non ho scritto io, però l'ho trovata su internet ed era molto carina, dove dice: Dio dice che è sbagliato. E allora, Dio non dice nulla al riguardo, ma se proprio vogliamo credere alle parole scritte nella Bibbia, che comunque andrebbero sempre contestualizzate, allora la donna è stata creata per essere sottomessa all'uomo in quanto maschio, l'adulterio va punito con la morte e molti cibi come i crostacei, il maiale e altri andrebbero proibiti per legge. A tal proposito concludo il lungo elenco di assurdità sui gay e lesbiche con una presunta lettera che circola da tempo sul web, che sarebbe stata spedita alla dottoressa Laura Schlesinger, nota giornalista della radio americana, che dopo aver affermato che secondo la Bibbia, Levitico 18:22, l'omosessualità è un abominio e non può essere tollerata in alcun caso, una persona gli risponde e gli dice queste cose. Io vi consiglio poi di segnarvela, o se volete acquistare il libro, vabbè, vedete voi, insomma, è molto carina perché l'ho trovata su internet. Allora, dice così: cara dottoressa Schlesinger, le scrivo per ringraziarla del suo lavoro educativo sulle leggi del Signore. Ho imparato davvero molto dal suo programma e ho cercato di condividere tale conoscenza con più persone possibili. Adesso, quando qualcuno tenta di difendere lo stile di vita omosessuale, gli ricordo semplicemente che nel Levitico 18:22 si afferma che ciò è un abominio. Fine della discussione. Però avrei bisogno di alcuni consigli da lei a riguardo di altre leggi specifiche e come applicarle. Vorrei vendere mia figlia come schiava, come punto sancito da Esodo 21:7. Quale pensa sarebbe un buon prezzo di vendita? Quando invece sull'altare sacrificale accendo un fuoco, vi ardo un toro. So che dalle scritture ciò produce un piacevole profumo per il Signore, Levitico 1:9. Il problema è con i miei vicini, loro, i blasfemi, sostengono che l'odore non è piacevole, devo forse percuoterli. So che posso avere contatti con una donna solo quando non ha le mestruazioni, Levitico 15:19-24. Il problema è come faccio a chiederle questa cosa? Molte donne si offendono. Il Levitico invece, versi 25:44, afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere. Un mio amico afferma che in questo si può fare con i filippini, ma non con i francesi. Può farmi capire meglio perché non posso prendere schiavi francesi? Un mio vicino invece insiste per lavorare il sabato, Esodo 35:2, dice chiaramente che dovrebbe essere messo a morte. Sono moralmente obbligato a ucciderlo personalmente? Un mio amico invece ha la sensazione che anche se mangiare crostacei è considerato un abominio, Levitico 11:10, lo sia meno dell'omosessualità. Non sono affatto d'accordo, può illuminarmi sulla questione? Sempre il Levitico, ai versi 21:20, afferma che non posso avvicinarmi all'altare di Dio se ho difetti di vista. Quindi devo effettivamente ammettere che uso gli occhiali per leggere, insomma, devo per forza avere 10 decimi o c'è qualche scappatoio in questione? Molti dei miei amici maschi usano rasarsi i capelli, compresi quelli vicino alle tempie, anche se questo è espressamente vietato dalla Bibbia, Levitico 19:27. In che modo devono essere messi a morte? Ancora nel Levitico 11:6.8 viene detto che toccare la pelle di maiale morto rende impuri, quindi per giocare a pallone devo indossare dei guanti. Mio zio possiede una fatteria, adesso sto finendo, è andato contro Levitico 18:19 poiché ha piantato due diversi tipi di ortaggi nello stesso campo. Anche sua moglie ha violato lo stesso passo perché usa indossare vesti di due tipi diversi, tessuto di cotone e acrilico. Non solo, mio zio bestemmia a tutto andare, è proprio necessario che mi prenda la briga di radunare tutti gli abitanti della città per lapidarli come prescrivono le scritture? Non potrei più semplicemente dargli fuoco mentre dormono, come simpaticamente consiglia Levitico 20:14 per le persone che giacciono con consanguinei? So che lei ha studiato approfonditamente questi argomenti, per cui sono sicuro che potrà rispondere a queste semplici domande. Nell'occasione la ringrazio ancora per essere così solerte nel ricordare a tutti noi che la parola di Dio è eterna ed immutabile. Sempre suo un ammiratore devoto. Su una cosa siamo sicuri: se siete arrabbiati un giorno non leggete il Levitico, perché se no... Allora, adesso ci troviamo... un attimino Michela. Scusate, mi sto prendendo un pochino troppo di confidenza con questo microfono, però parlando sempre del DDL Zan, io ci tenevo a dire una cosa. Noi vogliamo molto di più, cioè il DDL Zan non è nulla a confronto
Noi vogliamo una vera rivoluzione della società in cui viviamo. Se parlare di rivoluzione spaventa, ma abbiamo sdoganato tanti di quei temi che adesso possiamo anche un po' metterci del nostro, diciamo così. Viviamo in una società che è eteropatriarcale, lo dobbiamo dire. Ormai l'omo, lesbo, bi, transfobia è all'ordine del giorno. La legge Zan, in realtà, prima si parlava tanto che dà diritti, ma non dà un cavolo, diciamoci la verità. Cioè bisogna risolvere questa questione non nelle aule di un tribunale, ma facendo una vera rivoluzione delle leggi in ambito lavorativo, sociale, economico, in tutto. Perché non ci basta, vogliamo di più, lo possiamo dire? No, lo dobbiamo dire ad alta voce. Allora, io prima di, diciamo, tacciarmi e dire, non dire altro, io volevo raccontare solo un aneddoto che mi è successo prima di venire qua, perché quando ho ricevuto l'invito ne ho parlato con un amico. Io stasera sono venuto qua con degli amici che sono lì dietro, che stanno prendendo anche loro un aperitivo, panini, si stanno mangiando, bene, insomma, mi sono portato degli amici da Cleto, dove sto. Infatti un saluto a Marica, a Ernesto e ad Andrea da quella parte, ok. Allora, cosa è successo? Parlavo con Andrea, questo mio amico, lui è eterosessuale, uno diceva, un amico eterosessuale, devi specificarlo. No, non si deve specificare, però lo voglio specificare perché, vi faccio capire. Parlavamo un po', sai, del giusto, dello sbagliato, delle leggi che fanno, e mi ha detto una frase, infatti io poi mi segno le frasi, non perché poi le metta nel libro, perché devo copiare, però insomma mi segno le frasi. Parlando un po' di quello che era giusto e sbagliato, alle volte capita che qualcuno ci faccia una domanda, ci interroghiamo e non sappiamo come rispondergli. E parlavamo proprio se è giusto o sbagliato una cosa, quindi non so, anche il fatto di essere gay piuttosto che di sposarsi. E lui mi disse così: non sto dicendo che questo non è giusto, ma non è sbagliato. Quindi molte volte capita che una persona si arroghi il diritto di dirti che quella cosa è giusta. Dice, ma questa cosa è giusta perché la penso così. E invece se questa cosa, invece di essere giusta, potrebbe essere non sbagliata. Cioè noi, secondo me, dobbiamo rivoltare le cose. Alle volte le cose vanno rivoltate a nostro favore, perché le domande che ci fanno molte volte ci confondono le idee, perché ci mettono dei dubbi. Subito dopo cosa è successo? Questa è stata l'altra cosa. Dice, vabbè, adesso però ti faccio un altro regalo, oltre, diciamo, alla perla di saggezza. Mi ha regalato una maglietta che io mi sono messo questa sera, che secondo me è una maglietta molto carina. Adesso vorrei dare la possibilità a voi non di vederla, perché sarà impossibile, però chi è la più bella voce di leggerla? Chi la facciamo leggere? La facciamo leggere a te. La maglietta è carina perché dice una cosa sensata. No, questa è una cosa seria, no, la facciamo seria. È seria, diciamo. Allora, leggiamola dalla parte davanti. Cosa dice? Guardatemi male perché sono diverso. Prego, si giri. Io riderò di voi perché siete tutti uguali. Bah. Allora, è una semplicità, è una battuta, è una cosa stupida, però rendiamoci conto di questo. Non dobbiamo essere né tutti uguali né tutti diversi, lo diceva prima Marco, dobbiamo essere semplicemente noi stessi. E alle volte il fatto stesso di poterlo dire ad alta voce, quindi il coming out che diceva prima Michela, è importantissimo. Quindi non tiriamoci indietro nella possibilità di essere sereni, non dico felici, perché ognuno di noi ha diritto di stare in questo mondo e abbiamo la possibilità di goderci la vita tutti i giorni, perché esiste l'oggi. Io non penso mai al passato, alle cose brutte che sono accadute, non penso nemmeno al futuro, perché abbiamo questo presente. Quindi nel presente noi dobbiamo costruire la nostra vita, dobbiamo costruire leggi positive, leggi buone per tutti, ma soprattutto dobbiamo costruire dei cittadini consapevoli, con cittadini consapevoli che possano andare a votare, a scegliere chi votare, a fare delle leggi che siano l'immagine e veramente quello che è il desiderio di una società veramente non utopistica, una società impossibile, una società che possa dare a tutti gli stessi e identici diritti. In quello sì dobbiamo essere uguali. Grazie. Ecco, ci troviamo nelle fasi conclusive. Prima di dare l'ultimo saluto, cioè di abbandonare tutti col dibattito e poi dedicarci alla festa. Ma l'ultimo saluto, però l'ultimo saluto va. Ma io se cado con la sedia, cado dalle scale, mi sa che l'ultimo saluto non me lo toglie nessuno. Però in birra, questo è già possibile. Comunque, adesso l'ultimo intervento della serata, noi avremmo molto piacere che lo facesse il nostro sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio. Un applauso. Cominciamo a mettere la mia sedia. No, fallo qua. Ah,
Grazie, grazie per avermi concesso la parola, buonasera a tutti. Io esordisco dicendo: ma che bel tavolo questa sera, veramente un bel tavolo. Bravi, bravi, belli e preparati. E soprattutto, lasciatemelo dire con orgoglio, cropanesi, e a Riccardo lo facciamo, diciamo, ad honorem, cropanesi. Quindi, questo per dire cosa? Per dire che comunque questa sera è un fatto rivoluzionario, Michela, lo possiamo usare questo termine, perché penso, qualcuno può darsi che con i capelli bianchi mi smentirà, ma è un fatto storico quello che sta succedendo questa sera in questa piazza. Sta succedendo nella piazza che io definisco da sempre il cuore di Cropani, e quindi penso che sia un fatto fortemente rivoluzionario, un fatto che tutti quanti noi dobbiamo prenderne atto, dobbiamo comprendere che anche Cropani da questo punto di vista non è soltanto predisposta e pronta a cambiare. Cropani è cambiata perché ha dei giovani, ha delle associazioni che sono sensibili ad argomenti come quelli trattati questa sera, e sono argomenti assolutamente da portare avanti con forza nel tempo. Quindi io mi auguro che questo appuntamento diventi un appuntamento fisso sul quale si può lavorare tanto, sul quale si può, come dire, ampliare il raggio d'azione. Questa sera si è fatto in maniera meravigliosa, secondo me siete stati bravi proprio nel abbinare la presenza di un autore, la presenza delle associazioni, toccare i vari temi, però sarebbe secondo me importante anche espandere e quindi riuscire a comprendere in quale modo trattare questo argomento e come rendere tutti quanti noi preparati, perché ecco, poi c'è tanta impreparazione e penso che da questo punto di vista c'è tanto lavoro da fare. Permettetemi di ringraziare tutto il gruppo di maggioranza che, quando, ecco, è una cosa che accomuna tutti gli organizzatori di questa serata, anche io quando il consigliere Mercurio con delega ai rapporti con i giovani cropanesi mi ha detto, dice: che ne pensi di organizzare una serata con questo tema? Gli ho detto: facciamola subito, immediatamente. E quindi vuol dire che è qualcosa che sta a cuore a tutti, che sta nelle nostre corde, che sta nelle nostre sensibilità. E quindi grazie al gruppo di maggioranza, grazie al consigliere Mercurio, grazie all'assessore alle politiche sociali Maria Borelli, che ha partecipato ad un incontro, grazie veramente a tutti quanti voi per la presenza, perché è stata una presenza importante, partecipata, attenta, e questo penso sia poi la parte più importante della serata. Io vi lascio con una mia riflessione che mi accompagna da tempo sull'argomento. Io dico sempre che in ognuno di noi non è un diritto sindacare sull'amore degli altri, è un dovere tutelare l'amore verso gli altri, e quindi da questo punto di vista lavoriamo anche e soprattutto in questa direzione per salvaguardare i diritti di tutti, i diritti dell'amore. Grazie. Grazie mille al nostro sindaco. E niente, adesso il dibattito si conclude qui. A meno che non ci sia qualcuno che vuole intervenire, altrimenti siamo ai saluti. Il marito di Riccardo questa sera è lì con i libri, quindi se volete prendere un libro è lì, insomma, in questo angolo di piazza, e con lo sconto aggiungiamo, perché sennò. Adesso, come diceva mio padre, ogni domenica a pranzo, iamo mangiamo. Buona serata. Buona serata.